Realizziamo la sagoma del nostro pipistrello su un foglio di carta, bianco, caduro, cerighe, come volete. Basta che c'è la sagoma, quindi la sistemiamo. Ups, c'è una gattina che vuole collaborare. La sistemiamo quindi. Eccola qui, e con delle forbici la andiamo a ritagliare tutta quanta nel contorno. A questo punto andiamo a prendere un foglio di gomma crepla, questa qui, che è praticamente un foglio di gomma morbida, vedete? Voi potete prendere anche un cartoncino, quello che avete in casa. Io avevo questo e volevo provare con questa. Quindi la stendiamo e andiamo a ricalcarci tutti i nostri pipistrelli. Quanti ne vengono? Quindi appoggiamo il nostro pipistrello e andiamo a ricalcarlo con la matita. Una volta realizzate le nostre sagome, andiamo ad inserire dietro un pezzettino di patta fisso, ovvero questa qui, che sarebbe della gomma, della colla morbida, che attacca su tutte le superfici e non rovina nulla. A questo punto li mettiamo da parte i nostri pipistrelli e andiamo a fare il secondo progetto, per il quale ci servirà della colla a caldo, la pistola, il pattafix, una cartellina trasparente di queste e un disegno di una ragnatela, il quale andremo ad inserire all'interno della nostra cartellina e con la colla a caldo andremo a ricalcare in modo che venga questo qui. Poi semplicemente lo stacchiamo e quello che otteniamo è questo qua, quindi la nostra ragnatela. Andiamo a inserire dietro la ragnatela anche qui un pezzetto di pattafix in modo che non si noti tantissimo da lontano, vedete? E mettiamo da parte anche questi per attaccarli sulla nostra porta o sulla nostra finestra.